Buongiorno a tutti, buon venerdì. Sì, lo so, ci siamo visti solo lunedì, però in questi giorni ho avuto un sacco da fare, non sono riuscita a girare neanche un vlog, ma le acque si sono calmate, quindi ho ripreso in mano la videocamera. Stamattina mi sono svegliata un po' tardino perché si stava bene a letto, sinceramente, quindi ho pensato di dormire un po' di più. Adesso sentite la macchina del caffè che si sta accendendo. Mi faccio il caffettino, mi mangio stamattina i pancake. Tanto ho 2 o 3 piatti da fare. I pancake li ho quasi finiti, mi sono rimasti gli ultimi due. Adesso prendo il mio sciroppo d'acero. Devo ricomprare questi pancake perché l'ultima volta lo sciroppo d'acero l'ho dovuto buttare perché io non so, adesso leggo dietro bene a modo perché non capisco se va tenuto in frigorifero, conservare in frigorifero, perfetto. L'ultima volta l'ho tenuto dentro al mobile, non l'ho letto dietro come una stupida e aveva fatto la muffa, quindi l'ho dovuto buttare quasi pieno. Questo lo metterò subito in frigo, subito subito. Adesso mi mangio i miei pancake, mi bevo il mio caffè, sistemo un po' qua la cucina perché è un disastro, cioè in verità ci sono poi 2 piatti da mettere in lavastoviglie e niente di che. La sala non ve la faccio neanche vedere perché ormai sapete com'è, Fede è una bomba atomica, quindi dovrei sistemare anche la sala. Poi mi metto un attimo a computer, fare 2 o 3 cose. Oggi a mezzogiorno Lorenzo non viene a casa. E verso mezzogiorno, appunto, a mezza, mentre faccio da mangiare a Fede, metto su anche il ragù. Perché stasera voglio fare questi gnocchetti di patate che ho preso della Nanno Nanni. Questi qua, le chicche, sono proprio fatti a gnocchette, ma sono chicche con ragù per Lorenzo, Fede fa un'altra pasta. E io mi sono presa questo pesto di noci della Biffi piccolino, è veramente molto piccolo e per me solo va benissimo. Poi cos'altro ho preso ieri? Faccio vedere un po' la spesa che ho fatto, vabbè. Il macinato. Mi sono presa le Kinder Paradiso, perché mio marito l'altro giorno ha preso le Kinder Fetta Latte e le Kinder Pinguì per Fede e per lui, le Kinder Paradiso. Lui ha detto che non c'erano, ma secondo me si è dimenticato, ma fa lo stesso, mi sono portata io. E la Coppa Malù. E basta, poi ho preso da mangiare per ieri sera che ho fatto per mio marito, ho fatto ho preso del filetto e io mi sono presa nel banco frigo alla Coop della macelleria, fanno le cosine già fatte, insomma, il pollo con le patate da cuocere, fanno il pollo alla mediterranea, c'erano degli spiedini di salsiccia con i peperoni, fanno quelle cosine lì. E ho visto che c'era questo pollo rossissimo, ma rosso come la mia maglia, ed era alla salsa texana. Era un bel pezzo, ma grosso. Allora ho detto, scusa, ma cos'è? Fa, guarda, questo qua è un pollo molto molto piccante, alla texana. Tu guarda, me ne dai uno. Cioè, una fetta per me basta. Ed era veramente tanto tanto piccante. Però mi è piaciuto un sacco, morbido, buonissimo. Adesso, colazione, sistemo 2 o 3 cosine qua, e poi dopo mi metto al lavoro sul computer. Allora, ragù fatto, hai trovato? Prendi, non lo so, amore, sul divano. Ho preparato il ragù, sono le 2. Adesso mi metto un po' qua sdraiata con Fede, vediamo se riesco a farlo dormire un pochino. E vi faccio vedere, siccome è domenica ho messo a posto la mia postazione make-up, poi lunedì ero da mia mamma, quindi non ho registrato la postazione come l'ho sistemata, ve lo faccio vedere adesso. Allora, qua in cima prima c'era tutta quella roba lì, profumi, candele e avevo messo anche quello lì delle Revolution che è un kit. È vuoto, ma la scatola mi piace talmente tanto che l'ho lasciato lì. Praticamente ho liberato tutta questa postazione, c'è solo questo che è il regalo che mi ha fatto mia mamma con dentro i trucchi, le mie penne, la bomboniera, il profumatore d'ambiente del mio matrimonio, la bomboniera e tutti i miei pennelli. E questo qua della Revolution per Friends che ho lasciato lì. E questi qua sono da mettere via, sono dei scatoloni della videocamera, dell'orologio dell'Ops e dell'orologio Fossil Q, quello che va
col telefono, ma lo devo mettere sotto carica. E questo è il braccialettino di Spadarella che mia mamma mi ha regalato quando è nato Fede. Quindi lo tengo ancora per ricordo, adesso devo sistemarlo da qualche parte bene. E ovviamente la mia agenda, questa è l'asciugatrice che suona. Nel primo cassetto ho messo tutte le palette, queste della Revolution, poi ho messo quelle di Naked, Too Faced, Catrice, che questa qua di Catrice la voglio utilizzare perché mi piace un sacco, quindi questa qua la userò. Poi ho messo lì le ciglia finte, questi di Chanel e Dior che li voglio avere qua, questo è il primer e il fissatore di NYX, questo è il mio box con tutte le palette della Naked, scrivetemi un commento se volete vederlo, è molto bello, dentro ha quattro palettine bellissime della Naked. Poi abbiamo il kit delle sopracciglia di Nicole, questo qua di Benefit che è praticamente il blush e l'illuminante, le mie creme viso, io questa adesso sto usando questa qua di Chanel, ma c'ho quella là di Christian Dior, questa qua di Laura Mercier e questa di una marca che ho preso dall'estetista della Marv, che è 100% vegana. La cipria di Chanel, qua ho messo le sopracciglia, i lucida labbra e gli illuminanti della collezione delle principesse con Revolution della Disney. Qui ho i rossetti appunto di Color Pop dei Villian della Disney e qua abbiamo le principesse. Poi ho questi qua della Revolution con di Friends, lucida labbra di Friends. Questa è la Celebrating di 20 anni di Too Faced, molto molto carina. Adesso perfetto, ho fatto un casino. Ok, perfetto, sistemato. E poi tutte le palettine, queste qua più grandi della Revolution e questa qua della Color Pop, dove ci sono tutti i brillanti, i minerali, quelle cose lì, molto molto bella, e tutte le palettine. Poi andiamo al secondo cassetto. Nel secondo cassetto ho messo tutti i miei rossetti. Questo in teoria va super perché di Chanel, fa lo stesso, lascialo lì. Anche questo di Chanel, di Christian Dior, ma vabbè, fa lo stesso. Sì, praticamente questi qua dovrebbero andare qua, ma fa lo stesso, non ci stanno, li lascio lì. Poi abbiamo, questi sono divisi, questi sono tutti della Pupa. Quelli sono della, non mi ricordo le marche, siamo a posto, della Maybelline. Questi sono quelli della L'Oreal, che sono tutti della Disney. Poi abbiamo Revolution, Essence, qualcosa di anche questi qua, questi tre qua sono della Revolution, sempre della Deborah, Christian Dior, Collistar, questi sono di Astra. Poi abbiamo questi qua, sempre della Maybelline. Insomma, c'è un po' di tutto. E qua c'hanno tutti i lip gloss e lucida labbra. Poi abbiamo le Maxi Reloaded di Revolution. Illuminanti, che questo lo uso sempre quando faccio un trucco. Mi piacciono un sacco. Poi abbiamo il contouring in crema della W7, poi c'è le spugnettine qua dentro, tutte le spugnette. Poi vabbè, le due cuffiettine. Poi qua abbiamo la roba delle Revolution che uso spesso. Qui abbiamo l'ultra contour della Revolution in polvere. Lì abbiamo tutte le palettine della Revolution, ho anche qualcosa di contouring sempre della Revolution in crema, Essence, 1, 2, 3, 4 sono di Essence, degli illuminanti, delle altre palettine sempre di Essence, questi sono i fissatori della Revolution per il make up, questi sono due ombretti liquidi sempre della Revolution, i mascara, tutti i mascara, gli eyeliner e i primer, lì poi abbiamo le matite, questi sono due oli per il viso. Questo è un illuminante primer, questo è un illuminante liquido della linea Lié Cosmetic. Il fondotinta, la crema, questo è primer, sempre
all'olio di canapa, questo qua che vi ho fatto vedere in un video, e questo è il primer che va abbinato a questo qua, ma non lo uso quasi mai. Poi abbiamo qua tutti i lip, vabbè, questo è un ombretto di neve che dovrebbe andare qua, intanto c'è anche Fede. E poi qua abbiamo tutti, questo è uno scrub dell'Occitan per le labbra, e qua abbiamo tutti gli idratanti per le labbra, insomma, della Revolution, questo alla vaniglia cake, al melone e al mango, e in bagno ho quello alla cherry, non mi ricordo, e questo qua della Jelly al cocco. Nel terzo cassetto invece ho il fono, la piastra per i capelli, qui ci sono dentro tutti gli elastici per i capelli, il diffusore, qua sono tutte le maschere per il viso, questa è una bomba da bagno di Fede, quando sono nella casa nuova gliela faccio subito provare con la vasca, questa è una maschera di Sephora di quelle liquide che va, liquide scusate, in polvere che ci va messo dentro l'acqua, e qua sono tutti i campioncini, tutti questi qua fino a qui sono di Chanel e poi gli altri sono di altre marche, della Benefit, dell'Essence, e qua abbiamo anche delle maschere per i piedi. E poi qua c'è un po' di tutto. Qua ci sono tutte le mie i miei astuccini. Poi abbiamo lì, sono tutti gli orecchini e collane, e qua abbiamo tutte le scatole dei gioielli di Pandora e basta, e una lima. Invece, qua in cima ho messo tutti i miei profumi di Chanel, questo qua di Burberry, Dior, Narciso, Guerlain, questo è buonissimo, della Sud Pacific, vaniglia e albicocca, buonissimo, questo di Montale che lo adoro. Questo qua è un astuccino di Dior dove ci metto tutti i campioncini dei profumi fatti strapieno. Questa è una scatolina di Victor Rolf che mi aveva mandato da Sephora e c'è dentro un profumino e una crema. Questa è la bomboniera di Fede del battesimo. Vabbè, la clessidra che ho preso dai cinesi, ovviamente rosa. Poi light blu, la crema corpo di Dolce & Gabbana, tela blu. La Javel Candle, questa qua mid moonlight, questa è di Nicole. Il profumo per il corpo e per i capelli di Pupa. Questa è sempre una Javel Candle della Piña Colada. Quello è il set di Revolution che vi ho fatto vedere in un make-up, mi piace un sacco. E questa è la crema corpo di Guerlain. E poi, qua in alto è rimasto tutto solito, la mia crema di Victoria's Secret che ho preso a New York, i due profumi sempre che ho preso a New York per il corpo, la mia crema aloe al 99%, la rosa di Belle. Un'altra bomboniera, lo scatolone di Pink Panda Rosa, mi piace un sacco, quindi lo lascio lì. E questi sono dei cotton fioc che usavo quando avevo le ciglia finte per struccarmi, perché dovevo andarci delicatamente, quindi sono piatti e insomma utilizzavo questi. Queste c'erano dentro i pennelli, ma i pennelli li ho messi là, quindi qui ho lasciato così. E questa è la mia postazione make-up messa un po' in ordine. Adesso d'ora in poi voglio registrare i make-up qua in cima. Metterò la lampada e lo specchio, li farò qua perché di là è improponibile. Insomma, quindi poi mi voglio rilassare e farli di qua. Adesso vado a cercare di far dormire Fede. Intanto sta preparando tutti i suoi pupazzi. Dopo rimangono da soli. Gli racconto una storia di lupo e poi dopo vado al lavoro. Sono le 11, io sono sul divano che mi sono fatta una bella tisana e mi guardo un film su Disney Plus. Non so cosa guardare, adesso decido. Vi do un grosso bacio e ci vediamo domani.